Siamo con l'assessore ai grandi eventi del comune di Taormina, l'avvocato Dino Papale, al via la mostra Nudi a Taormina. C'è grande attesa, avvocato, parliamo di questo grande evento, appunto. Beh, innanzitutto devo dire che sono molto contento, anzi sorpreso, per la riuscita di questo evento, di questa mostra. In genere quando si organizza una cosa, il 10, il 15, il 20% all'ultimo momento non riesce, ci sono degli imprevisti. Invece sono stupito che tutte le opere che avevo selezionato, mi ero assunto la responsabilità di selezionare, sono arrivate, ci sono, a tante abbiamo dovuto dire di no. E sta riuscendo quell'evento che ho immaginato io. Io non avevo la pretesa di organizzare una mostra, anche se qui ci sono opere di grandissimo valore, della Permanente di Milano, di Brera, della Biennale di Venezia, però non è questo. Io ho voluto realizzare un evento, un sogno, quasi un ritorno al passato, un viaggio in un girone dantesco, non dell'inferno naturalmente, del purgatorio semmai. C'è un recupero dell'anima taorminese. Devo dire grazie ai tanti taorminesi che hanno dato la disponibilità delle loro opere che avevano a casa, opere di artisti di Taormina che hanno vissuto a Taormina, che noi abbiamo selezionato. È stata difficile la selezione, abbiamo scelto, ho scelto perché la responsabilità sia del successo che dell'insuccesso. Le critiche me le prenderò io tutte da solo e devo ringraziare questi taorminesi che ci hanno dato le loro opere più belle. E che cosa ho voluto fare? Ho voluto fare innanzitutto un percorso della fotografia a Taormina. Il famoso Von Gloden fu quello che fece scoprire Taormina con le sue fotografie di nudi. Di nudi, di gay, di uomini soprattutto. Ebbene, io non metto nessuna fotografia di Von Gloden di uomini, metto fotografie di Von Gloden, ma di donne. C'è qui la figlia del parroco di Castelmola, c'è un'altra amica del 1880, fotografate, poi c'è un percorso degli anni 20 e poi c'è l'attualità, l'oggi. Una donna di Taormina che si è prestata con altre a fare da modella per dei nudi. Ciò significa che anche nel popolo di Taorminese l'anima estroversa, artistica, libertaria, libertina, non è passata. Taormina ha mantenuto la sua anima di una città che ha attratto artisti, capi di Stato, che qui si sono anche ubriacati, vedi Kekkonen, il presidente della Finlandia, che veniva a cercare sempre Angelino Marzullo nel suo studio. Io qua ho voluto rappresentare una identità taorminese che oggi forse negli ultimi 30 anni a causa della massificazione si è persa e che voglio che sia recuperata, perché ancora esiste, come dimostra la modella fotografica, come dimostrano alcuni quadri, esiste quest'anima taorminese, un'anima che deve essere difesa, che deve essere recuperata, che non può essere massificata e annullata dal capitalismo, oppure dalla corsa ai consumi, oppure dalla massificazione, oppure dal turismo di massa. Taormina è nata come città d'arte e di cultura, Taormina è nata come città che ha attratto artisti, folli, aristocratici di tutto il mondo, appunto per la sua estrosità, perché è una città appunto libera, libertaria e libertina. E allora al piano terra di questa mostra io ho voluto mettere gli artisti di Taormina, della scuola taorminese, gli eredi del professore Penna, cioè il buon Angelino Marzullo, e qua abbiamo un Angelino Marzullo degli anni 60, in cui lui rappresenta il Corso Umberto con tante donne nude, un nudi a Taormina, antesignano della mia mostra. Questo è un Angelino Marzullo. Là c'è un Dori Vasta, una bellissima donna nuda. Qua c'è una scultura di Cuscona, qua c'è un Valbert. E sono tutte opere, là ci sono dei Carnabusci. E ecco, a questo piano terra io ho voluto mettere delle opere di artisti taorminesi, perché l'arte taorminese ha influenzato il passante, il turista, l'artista, l'aristocratico, il principe, il capo di Stato che veniva a Taormina. Questo
Mi ricordo, per esempio, che nel Corso Umberto, accanto all'attuale Capriccio, c'era lo studio dei pittori taormineesi, di Angelino Mazzullo, di Dori Vasta, dove ci andava spesso Cagli, dove ci andava Ungaretti. E io metterò qui una gigantografia con la fotografia di Ungaretti, di Cagli, insieme a Vasta, insieme a Carnabusci. Ebbene, in questo studio, in cui Angelino Mazzullo aveva sempre il fiasco di vino, le olive e il formaggio pecorino, ecco, si fermavano tutti, anonimi, turisti, artisti sconosciuti ma anche conosciuti. Si fermava sempre Guttuso, mi ricordo, che era amico di Angelino Mazzullo. Si fermò il capo di Stato della Finlandia, Kekkonen, che si innamorò dell'arte taorminese e ritornava spesso a Taormina, soprattutto in inverno, e lo si poteva trovare con Angelino Mazzullo da Beppos alla Grotta d'Ulisse oppure alla Lanterna, dove si ubriacavano di zibibbo e poi, tenendosi così l'un l'altro, ritornavano a casa. Che Conner era uno di quelli che dipingeva. Ecco, qui noi potremmo ammirare delle opere, appunto, di gente che è venuta a Taormina, ha fatto dei quadri ispirandosi a Taormina, e sopra, al primo piano, ci saranno certamente delle opere che hanno un valore di $100.000, di $80.000, di $150.000, ma questo a me non mi interessa. Io non ho voluto fare una mostra, non ne sarei capace. Mi sono assunto la responsabilità di creare un evento. A me il singolo pezzo, anche se vale $100.000, in questa sede non mi interessa. A me interessa il sogno che ho voluto creare. Questo sogno in cui lo spettatore, di fronte a un quadro, di fronte a una fotografia, colloquia con l'artista. L'anima dell'artista entra nello spettatore, dialogano, e lo spettatore, anche oggi, nel 2010, preso da altri problemi, da altre filosofie, ritorna nel passato, grazie all'artista, al fotografo, al pittore, allo scultore, e vede che cosa c'è dietro il quadro, dietro l'arte. Che cosa c'è dietro? C'è una Taormina amata in tutto il mondo, come non solo per le sue bellezze naturali, ma per il modus vivendi di Taormina. Una Taormina libertaria e libertina, una Taormina che consentiva al magnate tedesco Krupp di fare i cenacoli gay a Taormina. E la stessa cosa Krupp non poté fare a Capri, dove costruire la sua villa, perché tentò di rifare i cenacoli, fu lo scandalo e, vergognato dallo scandalo, ritornò nella sua Brema dove dopo 3 giorni si suicidò. Ebbene, invece Taormina accolse un Oscar Wilde, dopo che Oscar Wilde uscì dalle prigioni in cui era stato rinchiuso per la sua omosessualità. Taormina ha ospitato D'Annunzio, Taormina ha ospitato Perefit, questo Roger Perefit, che nel suo paese, vicino ai Pirenei, non è neanche nominato, non gli hanno dedicato né una piazza né una strada a Roger Perefit. Eppure Roger Perefit, premio Nobel, scrisse a Taormina tutti i libri contro il Vaticano, contro la Chiesa, le chiavi di San Pietro, le ambasciate. Poi un giorno, negli anni 70, io mi ricordo, ero al Timeo, telefonò Roger Perefit, che chiese al direttore del Timeo Bennett, la solita camera, la 117, e Bennett gli rispose: mi dispiace, abbiamo dovuto fare i contratti vuoto per pieno con i tour operator, quest'anno lei dovrà andare in un altro albergo. E gli propose un albergo a 2 stelle, dove Perefit soggiornò una sola notte e poi scomparve da Taormina, andandosene per sempre a Malta. Ora è una Taormina da recuperare, quella del passato, se no sarà persa nel tempo insieme all'anima che in questi anni si è persa, che io voglio recuperare.